discorso era la prima puntata di Punto Sport Estate, per quanto riguarda il settore Punto Sport Estate, dove il calcio è davvero molto ma molto meno protagonista. E questa sera seconda tappa, incominciamo a ringraziare gli ospiti e questo lo ringrazio in modo particolare perché devo dire che ci ha dato una mano notevole proprio questa sera. Buonasera a tutti, Cacchioli Paolo, Valtarese Calcio. Buonasera a tutti, sono Michael, l'organizzatore dell'Alba Reto Madran. Che viene da un trionfo personale piuttosto importante. E finalmente le nostre ragazze che ci hanno difeso ovunque, eccole qua. Buonasera a tutti, Rossella Ferrari, Valtarese Basket. Chiara Berti, Valtarese Basket. E quello che va detto è che voi siete legate al centro edile che ha dato tante soddisfazioni e che una potrebbe regalarcela immensa proprio quando? Giovedì. A che 19 ore? Al palazzetto. Allora fai un bel spot, alternatevi. Allora, vi aspettiamo tutti giovedì 19 a vederci vincere la partita contro il San Lazzaro. Bologna. Bologna. Allora, senti, quanti punti dovete recuperare per vincere? 12. 12. Ne facciamo 15 e siamo a posto. Sì. Va bene? Ok, allora, presentati gli ospiti, io chiedo all'amico Gian, che è in regia come sempre, di passare quei minuto circa di quello che è stato l'intervista per il telegiornale, veloce, poi vedrete quello che invece andrà in onda tra una decina di giorni, giorno 7, giovedì, per protagonisti dello sport, Marcello Gazzola. Ascoltiamolo un attimo, già l'avete visto sul telegiornale, però lo rivediamo. Marcello, sei tornato a Borgotaro ad abitare, a vivere, con il tuo Parma sei tornato in Serie A, 3 su 3 i festeggiamenti. Ti chiedo sui festeggiamenti perché so che ormai non dormite neanche più. Sì, sono un po' lunghi, nel senso che nessuno se l'aspettava, per cui questa settimana ce la siamo presa proprio per festeggiare in tutti i modi possibili. Questa promozione, ma questa promozione è solo la punta dell'iceberg, nel senso che dietro ce ne sono altre 2 di fila, per cui fanno 3 di fila, ed è una cosa che non è mai successa a nessuna squadra, per cui giustamente bisogna festeggiarla nel modo giusto, sia tra di noi come squadra, come gruppo, come con tutti gli addetti ai lavori, sia con i tifosi, con la gente di Parma, ecco. La Spezia, avete capito dall'applauso, dall'urlo che era successo qualcosa di importante oppure non ve ne siete nemmeno accorti? No, l'abbiamo capito, in realtà è successo l'urlo della curva, non è stata per la fine della partita del Frosinone ma bensì per la parata che il portiere del Foggia ha fatto su punizione, per cui in realtà mancava ancora un minuto. Noi abbiamo esultato ma non sapendo che la partita non era ancora finita, meno male che poi è andato tutto bene. Complimenti al nostro campione, ripeto ancora una volta, grazie anche al servizio che poi naturalmente vede il protagonista alcune immagini importanti della storia di Marcello, messe insieme, assemblate naturalmente da Stefano Berni e l'intervista appunto del sottoscritto. Andrà in onda esattamente il giovedì 7 giugno alle ore 21:15 circa, no? Giusto intorno a 21:15, e già vi posso dire che alcune aziende hanno già aderito a dare così un supporto importante a questa puntata, e sono la Combec, sono il centro edile, sono naturalmente Immobiliare Valtaro, adesso spero di ricordarvele tutte, Baudassi e naturalmente la Speedy Car, credo di averle ricordate tutte, quelle che per il momento hanno aderito. Allora, lasciamo Marcello Gazzola, il nostro eroe, come abbiamo detto, perché quello che ha fatto è davvero notevole, quello che ha fatto la squadra, ma anche lui. Ecco, tu hai visto l'ultima partita? Sì, tanto mi allaccio anch'io ai complimenti, tra l'altro non ho ancora visto di Marcello, ho visto il papà, e gli faccio veramente tanti complimenti. Io che sono tifoso del Parma, sono stato abbonato per tanti anni a Parma, anche prima ancora dell'avvento della A, quando eravamo in C, B, ai tempi ancora del nostro amico Aldo Borzoni. Borzone. Sì, e quindi anch'io mi allaccio ai complimenti, ribadisco, di Marcello, che veramente ha fatto
fatto un'impresa straordinaria. E la partita, l'ultima l'ho vista, ero in casa, non sono andato alla Spezia, ci sarebbe piaciuto molto andarci, ma dicevano che i biglietti non si trovavano, comunque io l'ho vista in diretta. E tra l'altro a un certo punto guardavo la diretta gol sperando nel gol del Foggia, speravo, però ho detto ma insomma c'era poche probabilità. Poi io ero lì con mio figlio, guardavamo sul divano, io vado in bagno, torno indietro, mio figlio mi dice guarda ha segnato il Foggia, e io onestamente dico ma no, guarda, secondo me mi sta prendendo in giro. E poi dopo vedo il risultato in televisione 2-2, beh lì io ho esultato in casa, io e mio figlio eravamo, lui non tiene per il Parma, però abbiamo esultato perché eravamo felici prima di tutto per Marcello, poi insomma la squadra, il Parma è la nostra squadra comunque, e quindi per lui sono felicissimo e se lo merita, perché è un ragazzo veramente che ci mette tutto. Io l'ho visto, sono andato a vedere qualche partita in diretta a Parma, è veramente grintoso, ci mette tutto, è molto attento, secondo me proprio è un giocatore completo, secondo me Marcello. E poi con quei cross tagliati che fa, mette sempre in difficoltà le difese, secondo me farà molto bene anche in Serie A, sicuramente. Sono convinto. Allora, cambiamo sport, vediamo già qualche immagine del tuo trionfo personale, perché questa manifestazione l'hai veduta tu, caro Michael, poi andremo nei dettagli, nei numeri, quanto avete dato in beneficenza, tanto c'è tempo. Adesso introduciamo questa giornata molto divertente ad Albaretto, e il successo naturalmente è rinnovato e duplicato rispetto all'anno scorso. Sì, quest'anno è stata una grandissima soddisfazione, non solo personale per me, ma per tutto il paese di Albaretto, di cui sono molto orgoglioso, perché è un paese che reagisce alle manifestazioni che proponiamo abbastanza regolarmente in maniera molto forte. E infatti senza l'aiuto degli abitanti di Albaretto, ma non solo, devo dire che quest'anno abbiamo avuto aiuti anche da comuni limitrofi e sono venuti addirittura da Parma dei volontari per aiutarci, e questa cosa ci rende molto molto orgogliosi. La manifestazione è andata oltre ogni aspettativa, è stata veramente una grandissima giornata, ci è andata molto bene anche col meteo, come vedete dalle immagini una bellissima giornata che ha reso il clima ulteriormente sereno e felice, non solo durante la gara ma poi anche nel post gara, poi dopo vedremo delle immagini un po' particolari di quello che ci siamo inventati per giocare nel pomeriggio. E quelle che vedete sono alcune scene riprese sempre dai nostri volontari che facevano da, si chiamano giudici d'ostacolo, e in realtà sono volontari che hanno lo scopo di far passare nel modo corretto l'ostacolo agli atleti che hanno una competitività, ma anche soprattutto di sicurezza. Perché comunque è uno sport che, le Mud Run, Obstacle Course Race, sono sport che hanno un pericolo insito abbastanza superiore allo standard medio degli sport. Non è uno sport estremo, non è dichiarato uno sport estremo, anche se in alcuni casi si affrontano delle situazioni un po' particolari che oltre alla prova fisica ti mette anche alla prova mentalmente. Il nostro percorso è stato un bellissimo percorso di 9 km tra salite, discese, passaggi nei fiumi, ostacoli costruiti da noi, soprattutto grazie ai numerosi sponsor, tra cui anche il centro edile rappresentato qua dalla figlia di Luca, che ci hanno fornito i materiali per costruire determinati ostacoli. Questo in particolare, tutti i tubi si li aveva forniti Guazzi di Albaretto, mentre invece questo, che è il passaggio nel fango, ci è stato completamente offerto da CL Noleggi di Albaretto, di Gabriele Capitelli, che con i suoi mezzi, scavatori, cose del genere, tutti gli anni ha una grossa partecipazione alla gara, e lo ringraziamo tantissimo per questo. E costruire gli ostacoli, preparare il percorso è molto lungo, molto impegnativo, e soprattutto perché gli ostacoli vengono costruiti e disposti nel percorso con una logica particolare,
ma vanno messi al massimo della sicurezza possibile. E noi abbiamo puntato tantissimo su questo, e penso che ci siamo riusciti. Abbiamo avuto per sfortuna un solo ferito che ha 4 punti in testa, Andrea di Borgotaro tra l'altro, che saluto, ci dispiace tantissimo per lui. Ovviamente l'anno prossimo avrà la gara pagata per, come mi sembrerebbe, il minimo. E comunque su 212 partecipanti non aver avuto intoppi che hanno causato problemi seri è una grandissima soddisfazione personale, proprio per questa cosa che noi abbiamo cercato di curare in tutti i modi la sicurezza del percorso. Gli ostacoli quest'anno li abbiamo voluti fare abbastanza complessi, un po' più dell'anno scorso, per il semplice motivo, ecco, questo è quello che ci siamo inventati il pomeriggio, è una disciplina, si chiama wife carrying, che è il trasporto della donna nel fango. Io non ho trovato la donna, se no sarei venuto. Sicuramente l'anno prossimo, mi raccomando, te la trovo. Procuratemi la donna che io cercherò. E questo è uno sport che non c'entra niente con le Madrane e le OCR, ma è uno sport che a livello mondiale è abbastanza conosciuto, infatti esistono anche il mondiale di wife carrying, che si tiene ovviamente in America. E il vincitore, mentre noi abbiamo donato al nostro vincitore una gara a tempo in un mini circuito dove si passava nel fango e sopra delle balle di fieno, una scatola di birra Turris che ce l'hanno offerta proprio per premiare i vincitori di questa disciplina. A livello mondiale il premio è il peso della donna in birra, quindi il vincitore del mondo tutti gli anni si porta a casa una 50ina di litri di birra. È proprio una cosa. Pensa se vince uno che ha una moglie molto, capito? Vince, sì, quello... ma è un quintale di birra. Non sarebbe mica male. E, no, però diciamo che la giornata è stata veramente molto molto bella, un clima serenissimo, tutti col sorriso, abbiamo ricevuto tantissimi complimenti che io giro, li ricevo io personalmente in quanto sono il cappello che organizza il tutto, però senza l'aiuto del tutto il team, senza l'aiuto dei volontari, e la Proloco, gli alpini, la protezione civile, veramente una partecipazione straordinaria, all'assistenza pubblica di Borgotaro, i medici che vengono sempre tutti a titolo gratuito in quanto noi facciamo una manifestazione di beneficenza. E poi ne parliamo dopo. Sì. Che solo grazie a tutto questo staff di volontari si riesce veramente a creare un evento molto bello che ci ha portato complimenti da tutta Italia, perché gli atleti sono arrivati anche da molto lontano. Poi andremo anche su questo tema. Sentiamo finalmente lo sport femminile che tante gioie insieme alla pallavolo ci sta dando. A proposito, gli ospiti della prossima settimana che hanno aderito, e con quelli siamo naturalmente full, tutta la squadra della pallavolo che ha naturalmente è stata promossa, ha perso l'ultimo big match ma non ha influito nulla, e per il calcio avremo Fabio Borzone, per cui direi un parterre decisamente interessante. Andiamo a questa centro edile che naturalmente vuole arrivare allo scopo di continuare ad andare avanti. Giovedì c'è uno scoglio importante. Ci volete spiegare, naturalmente in modo alterno, come mai mi hanno detto che eravate in vantaggio, avete perso questo vantaggio e adesso dovete recuperare? Allora, nel terzo tempo eravamo sopra di 10, poi all'inizio del quarto ci siamo fatti prendere dall'ansia, nessuno prendeva più i rimbalzi, sbagliamo i canestri e facciamo molti falli stupidi e quindi siamo andati in ansia. In ansia? Perciò non vedavate molto il canestro, insomma? No. Allora sentiamo anche il tuo parere, poi torno a te. Poi ha anche influito un po' l'uscita di alcune ragazze, per esempio per 5 falli, oppure il numero... cioè elevato di falli che avevamo anche di squadra, e quindi portava anche ai canestri facili a loro, come i contropiedi, che ormai eravamo stanche anche mentalmente e quindi ci siamo lasciati un po' sovrastare. Ecco, io ho parlato con Nicola, no? E lui mi ha detto oggi, proprio oggi, che eravate qui ospiti e che naturalmente avete buttato via una chance notevole, ma che è nelle vostre corde di recuperarlo ampiamente questo risultato.
per cui mi sembra che la squadra di Bologna sia tecnicamente inferiore a voi. Voi come la giudicate? Anche secondo me, quindi giovedì speriamo di essere concentrate al massimo e di vincerla. Ecco, naturalmente avete fatto un percorso già di successo, Centro-Varese ha vinto un sacco di sfide anche abbondanti, perché l'ultima partita 30 punti, cos'è che avete dato all'avversario, notevole, no? Per cui direi che le vostre soddisfazioni già un po' le avete avute. Sì. Giusto? Ecco, a me se non concesso che vincente, speriamo che sia concesso, arrivate dove? Alle finalissime? Se vinciamo andiamo contro chi ha vinto nel secondo girone, quindi o Rimini o Giullari, e se vinciamo vinciamo la Coppa Emilia. Ah, perciò siete a una partita praticamente, sì, da giocarvi la finale. Sì. Questo, sentiamo anche te, questo non è che vi emoziona un po' e potrebbe essere una caratteristica negativa di andare in campo magari un po' emozionato, ma no, un po' troppo? Basta pensare prima alla partita, prima di vincerla, anche se la vinciamo di 13 punti, basta vincerla, e poi penseremo al dopo e ci alleneremo molto duramente, ecco, per arrivare a quei livelli. Ecco, memore di tante ragazze, tue colleghe, vostre colleghe, che hanno pagato la falosità con naturalmente esclusione dalla partita che continuava. Può essere una cosa che ragionate e che naturalmente non sbaglierete stavolta? Speriamo, perché anch'io ho sbagliato, sono uscita anch'io per 5 falli. Ah. E però, per esempio, abbiamo fatto anche dei falli tipo stupidi, in senso antisportivi anche. La nostra compagna, ha inconsciamente, poi alla fine ha fatto un fallo antisportivo e quindi ci ha lasciato 3 punti sotto. E però anche con le rimesse, anche con i rimbalzi, ci siamo proprio persi, quindi i falli si hanno influito, però anche le persone che erano in partita non l'hanno. Ecco, come mai durante una partita, questo accade spesso, nel calcio forse un po' meno, ma sia nella pallavolo che nella pallacanestro, che si facciano uno dei 4 tempi in modo totalmente diverso dagli altri? Perché succede questo? Secondo me perché, tipo nel nostro caso, visto che stiamo vincendo, poi magari l'abbiamo presa sul leggero e quindi quando poi hanno recuperato siamo andate nel pallone. Mai prendere sul leggero, vero? Stavolta, sì. Mi raccomando, cercheremo di venire anche noi a sostenervi giovedì sera alle ore 19. Per il momento sai cos'è che facciamo? Ci sostiene qualcos'altro, noi qui, eccolo lì. Continui Petroli, Gotra di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pianone di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandro e Stefania. Il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e non, e alta specialità naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, Team, Vodafone, grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no?
Per saperne di più vieni a trovarci a Borgo Hotel, via Nazionale 2, a Borgo Valditano. Centro Polivalente Atlantide, a Bedogna, in Largo Colombo. Palestra per rimanere in forma tutto l'anno, camping per il vostro relax in un ambiente unico, tennis, beach volley e in estate piscina con feste di tipologia varia. Centro Atlantide a Bedogna. Autoscuola Borgo Tarese di Belè Stefano e Federica. Patenti per tutte le categorie, corsi CQC, corsi di recupero punti, di sbrigo, pratiche auto, passaggi di proprietà in sole 24 ore. E allora affidati all'esperienza di Autoscuola Borgo Tarese di Melei Stefano e Federica in via Montegrappa a Borgo Valditano. Baudazzi Ferramenta La Romana, un punto di riferimento unico ed importante. In questo mese le grandi proposte, sta a voi approfittarne. Prezzi bassi da Baudazzi a Borgotaro. Moda In, per essere sempre alla moda, moda unisex, uomo-donna, naturalmente, viale Bottego a Borgotaro. Simpatiche Canaglie, via Mazzini a Borgotaro, i vostri bimbi soddisfatti di indossare le grandi e prestigiosissime firme mondiali. Fortunati Bruno, elettrodomestici, consulenza, assistenza e vendita, ditta Fortunati Bruno, Largo Roma a Borgo Valditaro. Forti nel prezzo, imbattibili nel servizio. Un ringraziamento lo facciamo anche ai bar, a molti bar sintonizzati naturalmente su Punto Sport, Odissea che vi dà appuntamento, Bar Odissea via Nazionale che vi dà appuntamento con la moda e con Mode Impronte nella sua sfilata che tutti gli anni naturalmente propone, venerdì sera appunto aperto a tutti, la torrefazione di Borgotaro, da Iside naturalmente tutto il suo entourage e naturalmente al Capriccio, questi sono i bar borgotaresi che quasi sempre seguono la trasmissione. Allora, dopo aver detto Pallavolo protagonista la prossima settimana e Borzoni Fabio per il calcio che tanto bene sta facendo a Bedogna, vogliamo vedere che cosa, come è andato il trofeo Bersani che ha vinto il Combi Salso, eccolo qua, il gol dovrebbe essere che Longinotti Gianni ha firmato per noi. Balisiano. Ah. Che era contro il Fraore, se non sbaglio, no? Giusto? Per cui complimenti al Combi Salso che vince come la Varanese 2 anni fa, sia il campionato che appunto questo altro trofeo importante e che naturalmente permette al Fraore anche esso di accedere alla seconda categoria. Staremo a vedere se ci sarà o meno il ripescaggio delle terre alte e magari tante altre evoluzioni che potrebbero coinvolgere anche Bedogna, non si sa mai cosa succederà tra le nostre formazioni. Sicuramente un'estate caldo c'è, vero o no? Sì, sicuramente. Cosa potrebbe succedere? Te che nel calcio ci sei da una vita. Non è che localmente io do una mano, come tu sai. Comunque no, io mi seguo un po' perché a me piace interessarmi un po' anche il nostro calcio locale e spero tanto magari ci fosse anche il ripescaggio del Bedogna, perché ci sarebbero tanti bei derby, no? Cioè, se venisse su anche il Bedogna sarebbe Tre Alte, Compiano, Valgotra, Borgotaro, quindi ci sarebbero tante, insomma, tanti bei derby locali. Ecco, il Borgotaro non ti pare che comincia a essere un po' smembrato? Poi parleremo della Valtarese ovviamente. Ma io non perché so. Derek allora, se n'è andato. Sì, io quello che ti posso dire del Borgotaro, io passo delle volte lì a trovarlo, sono andato anche recentemente da Piero Brindani, il direttore sportivo, io spero che lo facciano la squadra, perché erano un po' indecisi da quello che poi sai devono decidere loro, ci mancherebbe che io vada, però io spero tanto che facciano la squadra, perché comunque sono tanti giocatori storici che gli piacerebbe continuare con questa squadra. È chiaro che tanti magari per l'età, per ragioni di lavoro, per tante altre varie, anche per richieste, no? Per quello, come dici te, Derek, che è andato a Solignano, c'è l'ufficialità. Quindi Zecca sembra al bar. Sembra, io adesso questo non lo so, può darsi, io
mi astengo. Infatti dico sembra. Infatti sembra. E quindi sicuramente, sai, comunque fare la squadra a me ci vuole almeno 20 giocatori, ci vogliono, perché poi tra infortuni, squalifiche, robe varie, almeno una ventina ci vogliono, e poi si guarderanno, faranno una riunione tra di loro e probabilmente decideranno poi a fine mese cosa fare, no? Perché voci ce ne dicono fusione, dicono qui, dicono là. Io Piero non mi ha detto, sì, mi ha detto e non mi ha detto, quindi la decisione sarà secondo me a fine mese, decideranno loro a fine mese cosa fare. Secondo te il pezzo numero uno del mercato del Lanzo dove finirà? Bardi o Solignano? Non lo so, se rimane Cattani a Bardi, rimane a Cattani Giovanni. Sembra però, io credo, spero per... Io do 60 a Bardi e 40 a Solignano, perché se rimane Cattani secondo me va con Alberto. E le voci su Cavazzini che non si sa dove finirà? Cavazzini sarebbe bello se venisse qua da noi, alla Valtarese, non lo so, però io ho visto Tino sabato, ho parlato un po' così, in modo così, stavo andando a cena, facevano una cena di fine campionato, e incontrato in via nazionale Tino, Setti, il mister, e insomma si stanno interessando anche loro ai giocatori, stanno guardando, stanno valutando. Il problema di noi è comunque anche un po' la lontananza dalla città, comunque, perché i chilometri ci sono e si fa fatica a trovare dei giocatori comunque per via del chilometraggio, perché comunque sono tre allenamenti alla settimana più la partita, la partita può essere anche esternamente, quindi magari si può limitare i chilometri, più che altro è quello, però si sta cercando, si sta lavorando. E sai che Gianmarco Cavazzini è cugino di Tino Setti, lo sapevi, no? Sì, sì. Tino, quindi il 16 c'è tra l'altro la partita, ricordo, del Memorial di Carlo, di Carlo, suo papà, il Carlo Cavazzini, che invito a tutti, dovrebbe essere a Berceto, se non c'è è Berceto, ecco, di andare, di anche per un ricordo, per un saluto, insomma, che è sempre una cosa molto importante, Carlo Cavazzini, per la nostra Valtarese, Berceto, comunque tutta la vallata, per un bel ricordo, insomma. E nel frattempo spero che magari, chi lo sa, ci sia la lieta notizia. Ma io spero, perché insomma, comunque Gianmarco ha sempre fatto bene, cioè almeno 10 anche quest'anno, 10, 11, 12 gol di più, sempre ha fatto il suo comunque, quindi è un giocatore importante che comunque... porta qualità comunque sicuramente, però adesso tutto da definire, quindi è una cosa che dico così tanto per dire, però finché non c'è l'ufficialità. E beh, sai, sono voci del Blu Bar di Ramiola, dell'amico Alberto. Allora no? Vedi te, però, le tue fonti, io, insomma, tra un caffè e l'altro mi raccontano queste storie, vere o no, sono qua, no, perché adesso c'è calcio mercato, sai che il calcio mercato va detto anche sparare anche nomi, bisogna dire tanti e vedere un po' quello che poi arriva veramente, che poi c'è, cioè, che poi in agosto si decide, poi, ma le squadre si fanno adesso, comunque, certo, a prescindere adesso da, comunque stanno lavorando, comunque il direttore sportivo Marco del Nevo insieme al mister, insieme a, cioè, sono rimasti tutto lo staff, quindi Bruschi, Filippo Bertorelli, certo, Fausto del Nevo, questo è importante, no, lo dico perché il nostro amico dirigente Bozza, no. Cioè, voglio dire, sono rimasti tutti, quindi vuol dire che comunque la squadra c'è, cioè, voglio dire, lo staff, la società deve partire da lì per poi dopo cercare di fare dei buoni risultati, quest'anno puntare, diciamo, cerchiamo di fare qualcosa in più, insomma, cerchiamo di arrivare almeno ai playoff, insomma, via. Io spero che sia quello il risultato, me lo auguro anche io. Allora, parliamo di numeri, poi naturalmente domande ce ne saranno tante, ma questa è diretta. Era molto importante la fase benefica. Allora, mi vuoi dire che dove siete arrivati, che obiettivo avete raggiunto? Allora, beh, il calcolo preciso, ci siamo quasi. Mancano ancora un paio di centinaia d'euro su e giù, che dobbiamo ancora avere ancora un paio di spese, ma minime. Dovremmo riuscire a donare tra i 1.500 e i 2.000 euro. Complimenti. Che non è male, anche perché organizzare una gara come questa è molto molto costoso. Il costo dell'organizzazione va dai 7 ai 10.000 euro più o meno. Quindi riuscire a coprire le spese più riuscire a guadagnarci per poi fare la donazione è già un ottimo risultato.
e garantisco che senza l'aiuto dei vari sponsor, che non sto lì a elencare perché sono stati tantissimi che ci hanno aiutato. Beh, quando io dico materiali. Che se a Borgotaro manca Combeck, Centro Edile, Immobiliare Valtaro e altre due o tre, sicuramente lo sport ha finito di esistere in Valtaro. Questo può essere. Io vedo almeno nel nostro campo, se non avessimo l'aiuto di vari sponsor, che possono essere aziende, possono essere privati. Sì, no, ieri l'altro mi correggo, c'è stato Avalli, è importante, sì. Centro Edile, Combi, Cavalli. Avalli purtroppo sarà una grande mancanza. Non essendoci più. Sarà una grande mancanza imprenditoriale. Mi mancherà. E comunque devo dire che a noi hanno risposto in tantissimi, sia con dei materiali, abbiamo avuto anche delle donazioni anonime che ci hanno pagato i conti nelle ferramenta senza che noi lo sapessimo, di conseguenza ha gioito Baudassi e Franza, tutti e due ha gioito un po', sì, un po' quelli dove prendevamo il materiale destra e sinistra, e abbiamo avuto sponsor che ci hanno offerto materiali, sponsor che ci hanno offerto economicamente, e quindi siamo riusciti a coprire le spese. Comunque possiamo dire che insomma 1.500 ci si arriva. Sì, ci dovremmo arrivare alla grande. Poi dopo, io in questi giorni, ora giovedì ho l'incontro con SIAE, che saranno le ultime spese che abbiamo, e poi dopo tireremo tutte le somme. Poi tornerai, perché giustamente la cittadinanza meglio sa, e più è limpida la cosa, meglio è. Infatti anche noi, perché come poi ho fatto l'anno benefici. Scorso, pubblicheremo sulla pagina Facebook della nostra gara tutta la lista degli incassi e tutta la lista di come sono stati spesi, e quindi poi la differenza. Noi vi punto tantissimo sulla trasparenza, perché questo ti fa onore. Non voglio che ci sia qualcuno che dice ma quello là, qualcosa si è in tasca. No, noi lavoriamo, ci facciamo... per non dire un mazzo, un bel mazzo, e solo con l'unico obiettivo di portare gente in valle, che è un ottimo obiettivo secondo me, cui tutti gli amici sportivi che conosco puntano, tutti gli organizzatori di gare, di partite, di qualsiasi disciplina puntano a incrementare il turismo sportivo in valle, esattamente come noi, e poi lo facciamo per beneficenza. Abbiamo finalmente, con questa donazione, con Vivi e Mavinci, che è l'associazione del cuore, che abbiamo raggiunto la cifra che ci serviva per acquistare materiali per l'ospedale di Borgotaro, e adesso stanno la dirigenza dell'associazione con quella dell'ospedale stanno decidendo che tipo di macchinari acquistare. Eravamo partiti con un ecografo, poi la settimana scorsa forse spuntano a qualcos'altro, comunque sarà un macchinario per l'ospedale di Borgotaro, e nel frattempo stiamo cominciando a pensare quali saranno le donazioni per gli anni futuri. Abbiamo due o tre obiettivi, adesso poi decideremo in una riunione quale sarà. Complimenti. Allora, andiamo allo sport al femminile, che ci sta dando tante gioie, come ripeto, pallacanestro, la Robby è stata meravigliosa in quest'annata, e voi siete veramente, quest'anno siete veramente protagoniste. Ecco, il campionato è stato un campionato dove voi avete fatto un po' quello che avete voluto, no? O no? In che senso? Cioè, durante il campionato avete vinto quasi tutte le partite, mi sì. sa, no? Vi chiamavano un po' le diavolesse del basket. Sì, praticamente sì. Voi siete venite da due famiglie che naturalmente hanno vissuto e vivono tuttora lo sport. Chi è stato determinante a condurvi a fare sport anche voi? Sono stati i genitori oppure di vostra propria iniziativa? Di mia iniziativa, anche se mio padre mi ha detto prova a fare quello sport da piccolina, e mi ha portato, poi però ho continuato io. Perciò insomma lo sentivi? Sì. Anche per te è una famiglia super sportiva, calcio, non calcio, di tutto di più. Sì, però io prima ho iniziato pallavolo. Poi non vedendo che c'è nessuna delle mie coetanee c'era, quindi ho cambiato, ho visto basket. Mi sono appassionata, sì, e ora sono contenta di essere in questa squadra e di giocare. Allora, visto che hai fatto due sport, cioè magari sono abbastanza affini, ma non direi. Nella pallacanestro ti trovi meglio di quanto ti trovavi
Sicuramente, no, sì, perché beh, sono tuttora, quindi vuol dire che mi trovo bene anche come compagnia, come allenatore in generale. Però anche la pallavolo è uno sport che amo, cioè che tuttora vorrei anche continuare. Infatti alcune volte penso se fossi ancora a pallavolo. Ecco, quello che ti volevo chiedere, sì. E no, però sì, se è, tornerei anche a pallavolo io. Cioè, potrei fare anche tutte e due. Chi è più critico in famiglia, papà o mamma? Non so, quando magari perdete una partita oppure regalate qualche partita. Papà? Molto. Ah, ma va. Alcune volte fa delle battutine, tipo per esempio prende in giro Francesco, che gli dice on off, per esempio, cioè lo prende in giro perché non si fa vedere, anch'io non mi faccio vedere. Quindi ci prende un po' in giro, però niente di che. Ecco, naturalmente il pubblico è molto importante, per cui verranno tutti, no, giovedì a sostenervi. Giusto? Speriamo. Tu avete mandato via messaggini, qualcosa per pubblicizzare, oltre che la nostra trasmissione? Giovedì li manderemo a tutti. Fatelo mercoledì, un giorno prima, dai. Ok. Ecco, dov'è che naturalmente avrete visto i punti deboli, se ci sono, di questi vostri avversari? Dove sono più deboli? In quale reparto? Nella difesa, secondo me. Alcune, perché c'è stata una giocatrice nel basket San Lazzaro che era molto forte, però alcune cascavano molto sulle finte. Però erano anche molto brave in attacco. Voi invece dove vi sentite più forti? In quale reparto? Reparto di squadra, magari perché siete ben assemblate, per cui... Cioè nel reparto, per esempio, attaccare fuori dall'area, una entra, poi passa la palla. Invece, per esempio, sotto canestro dobbiamo migliorarci, anche come rimbalzi, oppure anche come prendiamo il rimbalzo e ritiriamo, cioè non ci entra mai uno anche. Ah. Io conosco qualcuna di voi, devo confessare che non vi conosco tutte, ed è una grave mancanza, te lo garantisco, bisognerebbe conoscere tutte le giocatrici, i giocatori di tutti i vari sport, ma non sempre possibile. Ti chiedo, abbiamo anche nella vostra squadra carenza di ragazze in altezza oppure lì? Beh, no? Sì, un po' sì, cioè siamo un po' la squadra bassa, siamo in generale. Però... Come la Robby, anche lì è carente? Sì. Però alcune sì, ce l'abbiamo, sono alte. Ecco. Sì. Cioè, siamo messi bene? Sì, in generale sì. Ecco, c'è una giocatrice che avresti voluto rubare dalla squadra di Bologna e portarla qui con voi? Sì. Ah, qual è? Si chiama Sara Zanetti. Ma adesso siete diventate già amiche? No. No? Che era andata alle selezioni, quindi la conoscevo di vista, sapevo il nome. È molto alta, entra quasi sempre ed è molto forte. Un consiglio, ragazzi, dimmi pure, volevi aggiungere qualcosa? No. Un consiglio da parte di uno che non ne sa proprio di questo sport, calmi, in campo con calma, veramente, giovedì, state calmi. Anche se disgraziatamente si sbaglia un tiro, centri quell'altro, capito? Non lasciatevi prendere dall'ansia. 40 minuti effettivi sono tanti, vero? Sì. Adesso noi ci mettiamo meno a darvi qualche consiglio. Speedy Car, autocarrozzeria, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport, a Borgotaro. Il posto giusto se devi rimettere in ordine la carrozzeria della tua auto, da qualsiasi problema, ruggine, incidente e altro. Pulizia auto, problemi di carrozzeria in genere, auto, furgoni, camion. Soccorso stradale con car attrezzi 24 su 24. Rivolgetevi a Speedy Car Autocarrozzeria di Cresci Vano e C a Borgo Val di Taro, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport. Il tuo mezzo di trasporto ritorna nuovo. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo a Borgo Val di Taro in Piazza della Legna. La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna a Borgo Val di Taro. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo. Macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna. Macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 82 51 17 oppure
0525 8251 45. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo. A Borgotaro, via Caduti del Lavoro 22, con telefono 0525 97644. Le super offerte del mese di aprile da Baudassi, prezzi bassi. Robot tagliaerba da giardino, marca Gardenia, ad euro 790. Decespugliatore a motore 33 cc, euro 99. Tagliaerba a motore, cilindrata 100 cc, euro 170. Tagliaerba elettrico 49,90. Barbecue camping gas, due fuochi a gas, euro 129. Ma quello che conta, da Baudassi, prezzi bassi. Da 100 anni al vostro servizio. La tradizione di Nicola Giuliani continua con una nuova gestione. Da Bruno Fortunati, in Largo Roma, a Borgotaro, potrete trovare elettrodomestici e TV delle migliori marche, con una pronta assistenza per le riparazioni ed inoltre montaggio e regolazione delle antenne. E ora le grandi offerte di Fortunati. Televisore Akai 24 pollici, offertissima 149 euro. Lavatrice Heat Wash, fabbricata in Italia, 5 kg, 1000 giri centrifuga, offertissima 229 euro. Cucina Beko, 4 fuochi con forno a gas, 299 euro, offertissima. TV LG OLED 55 pollici Full HD, offertissima 999 euro. Da Fortunati Bruno, un'offerta per ciascuno. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi. La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97447. ZM Infissi, installazione di porte, finestre e persiane con il massimo della professionalità. ZM Infissi di Zucconi Massimo con Fistral, i numeri uno del settore. ZM Infissi lo trovi a Borgotaro in piazza 11 febbraio, produzioni in via Pieve a Borgo Valditaro, showroom a Bardi in via Roma 15, telefono 0525 96 627, cellulare 338 96 76 980. Ferramenta Baudassi, la romana, un punto di riferimento unico e davvero interessante per i vostri acquisti, anche in questo mese e lo sarà anche nel mese di giugno. Tocca a voi approfittarne. Prezzi bassi è uno slogan vincente da Baudassi. Moda in, per essere sempre alla moda, mode unisex, viale Bottego a Borgotaro. Simpatiche canaglie, via Mazzini a Borgo Valditaro, i vostri bimbi sono sempre più esigenti e allora datele la soddisfazione di indossare le grandi firme, le più prestigiose al mondo. Fortunati Bruno, elettrodomestici, consulenza, assistenza e vendita. Ditta Fortunati Bruno la trovi in Largo Roma a Borgotaro, forti nel prezzo, imbattibili nel servizio. Nei bar, naturalmente, che ho menzionato prima, va elencato anche il bar Italo di Eugenia, a un bar istituzionale a Bedonia, e il bar Tambini a Ostia. Bene, allora torniamo a noi, torniamo, ti voglio far parlare un attimo di questo almanacco, perché visto che inaspettatamente ci coinvolge in senso positivo, mi fa molto piacere parlare. Sì, allora l'almanacco esce da diversi anni, è un almanacco che prende tutte le squadre dell'Emilia Romagna, quindi comprende dalla Serie A alla seconda categoria, adesso non mi ricordo bene, però adesso qui quando poi... Ma qui è il Borgo Taro, se non sbaglio, poi facciamo vedere la Valtarese. Ci sono non tutte le squadre, quelle che hanno partecipato all'almanacco naturalmente. E tra l'altro quest'anno c'è stata una bella sorpresa, che c'è anche la pubblicità della vostra trasmissione Punto Sport. Adesso la facciamo vedere, adesso, chiudo questo in diretta, scusi dottor Berni, e faccio vedere, non si incavoli troppo, questa qui dove c'è la pubblicità anche di RTA. Contento il nostro presidente, eccola qua, vedi? E dobbiamo ringraziare naturalmente l'amico Gian, perché in questo caso è stato artefice. Eccola qua. Adesso diciamo,
diciamo anche chi fa questo almanacco, ecco, chi sì, lo produce. Questo è il sito www.romagnasport, quello che fate voi tutte, che vi dà in collaborazione con voi, vi fa le classifiche, vi fa i risultati, e, insomma è un sito da tanti anni che c'è, che in collaborazione con anche lì, con, chiaramente con gli sponsor. Ha praticamente dai professionisti fino, adesso non mi ricordo bene, ma penso fino alla terza categoria, dall'Emilia Romagna, quindi tutte le squadre. Non ci sono tutte le squadre naturalmente lì, perché per fare l'almanacco ci vogliono anche lì sponsor, ma anche notevoli soldini da mettere fuori, e quindi ci sono quelle squadre che hanno partecipato. Da noi hanno partecipato la Borgotaro e la Valtarese, tutte e due, e quindi è un ricordo che secondo me è notevole, importante, è notevole. E infatti c'è anche il Parma, infatti adesso sto cercando, c'è Marcello Gazzola insieme a questo, la vogliamo far vedere un attimo, sono nelle squadre di Serie B, eccolo qua, guarda. Adesso andiamo a prendere, adesso Giovanni lo fa vedere, ecco qua, ecco, dalla parte, da questa parte c'è la formazione principale, quella titolare, dove c'è, ho questo dito, c'è Marcello Gazzola, così lo facciamo vedere giustamente. Ecco qua, eccolo qua, adesso eccolo quadra là. Qua, ecco, qua, ecco. Voglio dire, insomma, questo è secondo me una cosa molto bella, perché comunque è un ricordo che poi... negli anni chi ha fatto le squadre che hanno partecipato si può andare a vedere anche, insomma, un ricordo. L'almanacco nostro, molto sì. Importante, un documentario che naturalmente esatto. Resta sì, fa da memoria. Bene, dunque io sono convinto, e qui naturalmente mi smentiranno tutti i intenditori di calcio da Valtaro, che il più grande acquisto della Valtarese sarà il ritorno di tuo figlio. Questo, ma non perché sei qua, ma perché l'ho detto con Gianmarco anche l'altra sera. Io sono convinto che con il recupero di questo ragazzo, che è forse uno dei pochi che punta e salta l'uomo, parliamone molto nel dettaglio, e naturalmente crea azioni da gol. Perché a me hanno sempre insegnato che punti l'uomo, lo salti e crei, è vero o no, un vantaggio per la tua squadra, oppure no? Diciamo lo so che tu sei parte interessata, però sì, buttati. Diciamo che come nel basket si gioca, è una squadra, quindi è chiaro che il collettivo dovrebbe prevalere sul singolo sempre. Cioè, sì. Però è vero anche che i singoli delle volte fanno la differenza, perché nelle grandi squadre, non è che voglio dire paragonare, adesso lascia perdere il tuo discorso, però è vero anche questo. C'è da dire che se c'è una punta, magari il recupero di Nicolò può influire, però deve recuperare ancora, cioè, c'è da valutare molto, Giovanni, perché quando uno viene da un infortunio così lungo, poi bisogna vedere, bisogna valutare, bisogna... Sì, ma io dico questo, io sono milanista, lo sanno tutti, io ti dico... Io c'ho un conflitto, non posso esprimere... No, certo. Lo sanno tutti, però io dico una cosa, se al posto di Bale ci fosse stato Kalinic, probabilmente il primo gol non ci sarebbe stato per Real Madrid, parliamoci chiaro, sì. La differenza la fanno anche i giocatori, sì, Bale è uno sì. Di quelli che l'altra sera sì. Ha fatto la differenza, sì. Ma per vincere, questo lasciamolo sì. Stare. No, hai ragione. Allora, io... Il primo gol lo beccava. Penso che lo beccava gol. Sì. Il secondo. Vabbè, comunque sì, le differenze le fanno, anche perché, se no io dico sempre, la differenza è perché una squadra professionistica, può essere Bale o Ronaldo, tutti questi grandi giocatori, prendono tanti soldi e fanno la differenza, è chiaro, notevole, perché se no non siamo tutti uguali, questo lo dico anch'io, e anche nelle categorie più basse, che può essere dalla terza fino al calcio dilettantistico, è chiaro che ci fa una differenza. Se il Felino quest'anno teneva la squadra dell'anno scorso, faceva la fine, non dico della biancazzurra, ma quasi, per capirci. Felino quest'anno cosa ha fatto? Che andrà probabilmente in eccellenza, no? Allora, cosa ha fatto? Ha preso dei giocatori importanti per poi riuscire ad arrivare poi al risultato, per riuscire a ottenere l'eccellenza, per fare la promozione. È chiaro che i giocatori fanno la differenza, ci mancherebbe altro. Cioè, però se te è un gioco collettivo, ci insegna l'amico Sacchi, no? Aveva dei campioni, Sacchi, non è che aveva
degli scarsi, però lui ha, col Parma ha fatto molto bene, ha fatto un gioco nuovo, innovativo, e lì sta a tirare. Tante volte nel calcio dilettantistico, secondo me, sta più nella psicologia che non, secondo me, di dare quell'input in più a quei ragazzi, di aiutarsi, di dire siamo squadra, così. Poi è chiaro che se c'hai Mori, se c'hai i vari, adesso Cavazzini, se c'hai Losa, se c'hai questi giocatori in quelle categorie lì, ti fanno le differenze. Le CAI. Chi? Le CAI. Le CAI, bravo, sì, Garcia, adesso per citarne quelli nostri locali, citiamo, certo, senza certo, andare sì, oltre. Certo. Sicuramente. Nicolò, quando lui nei campi pesanti fa fatica, nei campi leggeri lui fa la differenza. È chiaro che uno, cioè, salta l'uomo, come dici te, è sempre grintoso, non molla mai, è uno che vuole sempre vincere, è uno che non gli piace, cioè, ci vuole anche del carattere anche, perché ho visto che ha un ottimo carattere anche Samuele Grilli, è molto sensibile, quando perde sì. È uno che veramente sta male, sì. Sta male. E allora quella differenza lì che fa scattare in più quella voglia di dare di più, no? Per dire do di più perché voglio arrivare al risultato, che può essere la vittoria, può essere arrivare al risultato, perché se poi dopo, faccio un esempio, ti salvi che hai 40 punti, no? Ti salvi e cominci a dire ma sì, ormai sono arrivato al risultato, non va bene, devi arrivare sempre più in alto, allora siamo salvati, bene, adesso puntiamo ai playoff, poi vediamo cosa vi... cioè è quello che fa in tutti i giocatori, ma in tutti gli sport secondo me è così che fa la differenza. E da noi quest'anno è chiaro che c'è stato, secondo me, a un certo punto abbiamo un po' mollato, secondo me. Più di, cioè, quando c'è stato quel punto di dire facciamo i playoff, ci salviamo, cioè c'è stato quel momento che secondo me siamo un po' calati, no? E lì non devi mollare mai, perché sennò insegna il Baganza, perché il Baganza quest'anno con la stessa squadra dell'anno scorso praticamente ha vinto il campionato, quindi sta a te. Contro dei colossi come Viadana e Casalese. Certo, perché quest'anno andranno su Scia Basilica che... sicuramente sì. Sono praticamente promossa, il Basilica è praticamente promossa perché verrà ripescata, lei è arrivata seconda, il Viadana no, però il Basilica sicuramente, perché i posti, ho visto già la graduatoria che è uscita, quindi loro ci sono sicuri però quest'anno e vengono giù Monticelli, che probabilmente verrà nel girone B, adesso poi girone non so se andremo nella, sì, come sarà di qua o di là, però forse nel B c'è il Monticelli, che comunque sicuramente sarà ostico il Monticelli, perché comunque è una squadra importante. Poi non so che squadra faranno, dipende, poi c'è ancora il Viadana, il Casalese, sono squadre, comunque vedremo poi quello che succederà, via. Ti ringrazio Paolo. Allora torniamo invece a questo sport innovativo, soprattutto portato da te in valle. Sono stati di più dell'anno scorso gli ostacoli trovati a livello organizzativo o meno, visto che è la seconda edizione? Alla fine sempre di ostacoli si parla. No, ostacoli organizzativi no, avevamo avuto l'esperienza dell'anno scorso, siamo riusciti a gestire meglio la situazione. Il problema che abbiamo avuto noi quest'anno è stato il meteo precedente, il 12 maggio, che abbiamo avuto settimane e settimane di pioggia, e costruire ostacoli e pulire percorsi, sentieri, canali, cose del genere sotto la pioggia è un bello ostacolo da superare. Diciamo che abbiamo fatto anche noi la nostra gara ostacoli per creare la gara, però tutto svanisce nel momento in cui hai la soddisfazione enorme del risultato che abbiamo ottenuto. Di conseguenza no, difficoltà organizzative no, tra l'altro noi abbiamo un'amministrazione comunale che è molto attenta a queste cose, ci tiene tanto. Anzi, ci spinge anche tramite il sindaco, i vari assessori ci hanno dato una mano. Tra i volontari avevamo il sindaco e gli assessori che hanno dato una mano, chi nell'iscrizione dei ragazzi la mattina, chi nella gestione di alcune cose. Quindi lode alla nostra amministrazione, che ci invidiano in tanti, credo. E quindi no, non abbiamo dei grossi ostacoli organizzativi.
Gli ostacoli sono stati, come ho detto, il meteo e più che altro l'ansia, la paura che ti viene quando sei in prossimità dell'evento e c'è ancora tanto da fare. Ascolta, sta diventando importantissimo nelle nostre valli, ma in tutta Italia, per esempio nel Veneto, nell'Alta Lombardia, naturalmente in alcune località in Piemonte, Liguria, eccetera, eccetera, il turismo sportivo. Ve ne rendete conto? Il turismo sportivo è in forte crescita in tutta Italia, in tutta Europa, veramente. E infatti noi vediamo, per esempio, alle gare più importanti del campionato viene gente da tutta Europa, viene in Italia a correre, e tanti italiani vanno in tutta Europa a correre. Questo è una cosa, secondo me, è il momento giusto per schiacciare l'acceleratore per tutta la valle su questa grossa possibilità di questo grosso indotto. Anche perché, guarda, la maggior parte dei commenti positivi, oltre che vabbè, per organizzazione, per tutto quello che vuoi, l'abbiamo avuto da persone che venivano da via per i nostri paesaggi, per la nostra natura. E non è una cosa da sottovalutare. Noi ci viviamo tutti i giorni, alla mattina apri la porta di casa, esci e vedi sempre lo stesso panorama, quindi non ti colpisce. E invece ci siamo resi conto che le persone che vengono da via restano incantate e infatti tantissimi ci dicevano: noi ci siamo fermati da correre per guardare il panorama, per osservare un fiumiciattolo che per noi sembra nulla, per gente che invece vive in città quotidianamente è una meraviglia. Quindi la nostra valle si presta tantissimo a questo tipo di turismo. Tramite il Consorzio Lavo Tareceno e le altre associazioni stiamo lavorando insieme, in team, in gruppo, per partecipare alle fiere. Siamo andati a una fiera a Parma insieme, andremo ad altre fiere, proprio per creare un indotto di turismo sportivo. Un'altra cosa che secondo me va fatta in valle, ne ho già parlato sempre con loro, di cui abbiamo già parlato, è il tornare a creare non è un turismo, ma è una coalizione in valle che non esiste. Io mi ricordo quando ero ragazzino, facevamo i tornei di pallavolo, i tornei di calcio, e c'era tantissima gente, tutte le settimane c'era un torneo a Tarsogno, a Borgotaro, a Bedogna, al Bareto, giocavamo veramente insieme come valle, si conosceva la gente tramite lo sport. Questa cosa è venuta, secondo me, a mancare nei periodi in cui andrebbe sfruttata al meglio. L'estate, di eventi sportivi che richiami l'unione dei comuni, non ce ne sono. Quindi, parlandone già, siamo già d'accordo, non per quest'anno, perché organizzare una cosa, abbiamo delle belle idee che dal 2019 io punterò, e se non mi daranno una mano lo farò io. È una cosa su cui credo tanto, e punterò a creare degli eventi sportivi per unire di nuovo la valle dal punto di vista sportivo. Molto nobile la cosa. Allora, torniamo invece al basket, che a me piace, che spero proprio di riuscire ad arrivare da Sasso. È un orario che arriverò partito in corso, però vi prometto che cercherò di esserci ed applaudirvi in questo tentativo, vi auguro positivo, di andare avanti in questa corsa. Però in questo campionato, che naturalmente vi ha dato tante soddisfazioni, in queste tante partite vinte, cosa vi portate dietro? Quali emozioni, quali conoscenze, quali sviluppi positivi avete avuto anche come voi stessi, voi stesse? Allora, dietro questo campionato ci trasportiamo dietro anche della felicità, perché abbiamo dato tipo in tutte le partite il tutto, anche nell'ultima abbiamo dato tutto, anche se alla fine siamo un po' perse e abbiamo tirato fuori tante emozioni in questo campionato, quindi ci ha fatto anche crescere, e speriamo che il prossimo anno cresca ancora di più. Per te? Hai conosciuto e naturalmente ti sei fatta qualche amica anche in giro per la regione? No. Sono rimaste le amiche di squadra. Via. Sì. Beh, in generale questo campionato ci ha fatto crescere in tutto e per tutto, sia mentalmente, sia fisicamente, sia anche come classifica. Infatti speriamo, si vede che ci teniamo a questa partita di giovedì, perché anche le mie amiche
mi hanno detto di fare tantissima pubblicità, per esempio anche sui social, a dire a tutti gli amici che a giovedì c'è alle 19, infatti si vede quanto teniamo nel vincere le partite, nel continuare ad andare avanti. Ecco, una delle prime mete per voi è naturalmente raggiungere la prima squadra, cioè la Robby Profumi, per cui inserirvi in questo contesto, giusto? Sì. Per esempio nella Robby a chi porteresti via, qualche trucco di gioco, a quale giocatrice? Non lo so. Per esempio Gloria Marchini è un po' colei che dirige tutto, no? Diciamo dirige il gioco, ecco, potrebbe... Forse la sua concentrazione, lei è sempre concentrata, anche se sono sotto, fa concentrare anche le altre ragazze. La tua qualità migliore qual è? O quella che ritieni la migliore? Tua personale? Io, cioè, secondo me, io sono brava molto a portare sulla palla e... Sto migliorando anche sul tiro, però devo migliorare sulla difesa. Molto. Per te è la stessa cosa? No, per me è forse il passaggio, forse per il contropiede, anche vedendo quelle che sono avanti. Devo migliorare a portare sulla palla, perché d'altronde sarebbe un mio ruolo, data la mia altezza. E però non riesco a portarla bene su, ho paura, sai, tipo di essere raddoppiata e quindi di perdere la palla. Sto migliorando il tiro, ma non posso vantarmi di tanto. Beh, poi verrò a vederti giovedì, poi daremo un giudizio. Ti chiedo, il vostro allenatore cosa vi ha detto alla fine della partita? Se si può dire. Era molto arrabbiato anche lui, ma anche noi eravamo molto arrabbiate. E anche oggi abbiamo fatto un allenamento molto molto duro. E speriamo bene. Per giovedì. Dovete crederci, non fare così. Cosa ha detto l'allenatore? Dai, su, allora, l'allenatore sbilanciati. Ha detto che non è colpa degli arbitri, naturalmente è stata tutta colpa nostra, perché abbiamo preso un po' la leggera superficialmente, vedendo che eravamo sopra, e poi naturalmente che abbiamo fatto delle cose insensate, proprio per esempio i falli, oppure per esempio l'attaccare 4 contro 1 contro 4, e quindi perdere subito la palla, avere un contropiede. E poi gli ha detto anche che per la partita di giovedì non bisogna pensare di vincerla di 12, ma pensare di vincerla e poi vedere se si può vincere superando 11. Ecco. Forza Centro Edile per giovedì, e adesso qualche piccolo consiglio. Contini Petroli, Gotra di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandro e Stefania. Il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne e alta specialità, naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgo Taro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97 318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, Team, Vodafone, grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più vieni a trovarci a Borgotel, via Nazionale 2 a Borgo Valditaro. Centro Polivalente Atlantide a Bedogna in Largo Colombo. Palestra per rimanere in forma tutto l'anno,
camping per il vostro relax in un ambiente unico, tennis, beach volley e in estate piscina con feste di tipologia varia. Centro Atlantide a Bedonia. Autoscuola Borgo Tarese di Belè Stefano e Federica. Patenti per tutte le categorie, corsi CQC, corsi di recupero punti, disbrigo pratiche auto, passaggi di proprietà in sole 24 ore. E allora affidati all'esperienza di Autoscuola Borgo Tarese di Melei Stefano e Federica in via Montegrappa a Borgo Val di Taro. Ricordo venerdì sera la grande sfilata di moda di Moda Impronte al bar Odissea, bar naturalmente Paninoteca Odissea, via Nazionale a Borgo Taro, dalle 20, dalle 21.30 in su. E special guest sarà Silvio Ollari, come sapete è una cantante di prestigio naturalmente per quanto riguarda la nostra provincia e non solo. Io vorrei fare un ringraziamento molto particolare per quanto riguarda appunto sport a Valli, perché davvero, ripeto, con Combeck, con Centro Edile, con Spidicare, con alcuni altri, con Immobiliare Valtare e quant'altro, hanno reso possibile alcune avventure. E naturalmente meno male che altri si sono aggiunti e l'avventura di Punto Sport ha potuto avere inizio, ma diciamo chi ha dato il via sono appunto questi. Aggiungo anche la macelleria Brugnoli e saluto l'amico Paolo che ci manca parecchio, ma prima o poi tornerà qui con noi. Io direi di far vedere la salvezza, e questa l'ho vista direttamente, per quanto riguarda l'arte Arredo che ha giocato e ha vinto questo prestigioso spareggio. È appena terminato un match incredibile dove voi avete dominato in alcuni momenti, avete siete andati sotto, insomma veramente degna di una finale, però ce l'avete fatta, si resta in categoria. Beh, sicuramente è stata faticosissima perché era l'ultima spiaggia, cioè, o dentro o fuori, quindi abbiamo risposto bene come squadra, tutti insieme, perché le partite si vincono insieme, così come abbiamo fatto questa sera. Anche con il pubblico, eh? Con un gran pubblico, lo ringraziamo, e nel momento decisivo c'è stato e ci ha seguito. Speriamo di averlo ripagato con questa bella vittoria. Davide, ce l'abbiamo fatta, sì, l'ultima è andata bene. L'abbiamo partorito, ce l'abbiamo fatta finalmente, è stata durissima anche questa partita, abbiamo dimostrato un po' tutti i nostri pregi e tutti i nostri difetti, i nostri alti e bassi che hanno caratterizzato tutto l'anno. Questa partita è stata un po' la summa della nostra stagione. Però nel momento decisivo la reazione c'è stata. Beh, perché una delle cose che questi ragazzi hanno certamente è il carattere, insomma. Hanno gli attributi, a volte bisogna essere in grado di disciplinarli un po' questi attributi e trasformarli in cose tecniche, ma hanno grande carattere. Nel momento decisivo, in una partita in cui per lungo tempo oggi abbiamo giocato una pessima pallacanestro, la tensione si faceva sentire, siamo stati molto bravi a tirare fuori il nostro miglior basket nel momento decisivo. Davide, quando eri a meno 7, dove pensavi? Ah, niente, ormai con loro sono un po' abituato a questi alti e bassi, quindi sapevo che dovevo semplicemente gestirli, raffreddarli e aspettare il momento in cui cominciavamo a far canestro. Due tecnici un po' così, eh? Vabbè, non commentiamo. A volte gli arbitri sbagliano, come sbagliano i giocatori, come sbagliano gli allenatori. Bisogna essere in grado e bravi anche di gestire quei momenti lì e non prenderlo per tecnico stupidamente, ne basta uno, ecco. Davide, ti auguro in bocca al lupo per quello che devi fare con il camp. Assolutamente sì, lasciami ringraziare tutti i nostri dirigenti, gli assistenti allenatori, chi ci ha seguito, gli appassionati che sono stati veramente super tutto l'anno per noi, e speriamo di dargli qualche soddisfazione in più prossimo, un po' più di tranquillità. Ci vediamo all'esterno. Ciao. Grazie. Ciao. Allora, visto che parliamo di basket, partite voi. Si parte da voi due. Come vedete stasera è un po' una trasmissione sul Centro Edile, perché anche le interviste appositamente le abbiamo fatte con uno degli sponsor importanti, ripeto, anche per la pallacanestro, non solo per il calcio. E ce l'hanno fatta i vostri amici maschi, che quest'anno hanno dato un po' di delusione come Arredo, no? Sì. Voi ne parlate tra di voi? No? No?
Cioè siete un settore completamente donne con donne e uomini con uomini. Ma c'è Baldi che piace così tanto alle ragazzine, Pietro no, non ne parla con voi. Va bene, allora di che cosa vogliamo parlare, ragazzi? Su, ditemi, suggeritemi, dai. Non so. Perché naturalmente Nicola mi ha detto fargli una domanda difficile, ma io non voglio farvela assolutamente. E allora non ve la faccio. Vabbè, come vuoi. Provocatela voi. Non so. Allora facciamo una cosa. Tu fai una domanda a lei e lei la fa a te. Questo è difficile. Anche perché è quello che mi ha detto di fare, hai detto palla. Su cosa hai migliorato in quest'anno? Sul tiro, sui passaggi e basta, sulla mentalità, sono un po' cresciuta anche di altezza. E quindi basta. E tu che domanda fai a lei? Ti trovi bene con allenatori, compagni, come gioca? Sì, mi trovo molto bene anche con l'allenatore e anche soprattutto con le mie. Dobbiamo dire chi è anche l'allenatore, chi è? Maurizio. Scanzani. Ah! Sì. No, perché sai, devo salutare gli allenatori, dopo hai capito, se no si arrabbiano. Sì, era Simona Vietti. Ah, ecco. Giusto. Che avrebbe dovuto essere qui stasera, la Simona, vero? Sì. Ah, ecco. Ci ha lasciato da sole. Ecco, chi è più comprensivo tra Scanzani e Simona? La Simona. Sì? Sì. Anche per te? Sì, sì. Va bene, allora domanda invece un po' più leggera stavolta, non c'entra niente del Nemo, Nicola, ma c'entra il sottoscritto. Quanto è importante per voi il pubblico di casa? Tanto, perché ci dà molta, molta forza. Anche se siamo sotto, col pubblico c'è, non so, riusciamo a recuperare, cioè ci dà molta forza. Sì. Vi sentite un sostegno in sì, campo, direttamente molto. In campo? Per te? Ah, per me è indifferente, meglio se... L'avevo notato dallo sguardo, no, che per te è indifferente. Sì, per me è meglio che non venga nessuno, così almeno faccio... Come è meglio che non venga faccio nessuno? Faccio la mia partitella, vale fatto. Hai fatto lo spot per far venire la gente, adesso la lasciamo a casa. Ok, giovedì è una partita importante, ma con le partitelle così anche contro squadrette un po'. Minori. Cioè non ha senso alla fine. Va bene. Cioè meglio chiamarlo quando si ha bisogno, ecco. Perciò giovedì abbiamo bisogno. Giovedì alle 19 abbiamo tanto bisogno. Molto bene, grazie. Allora veniamo su e sentiamo. Ecco, tu mi dovevi dire una cosa molto importante. Per, sì, per prima cosa suggerisco a tutta la valle di andare a vedere la partita, perché il tifo ha una grossissima valenza psicologica sui giocatori, direi. Ma enorme. Se soprattutto si gioca vicino casa, col tifo di casa, è veramente una forza in più. Quindi andiamo tutti a vedere giovedì sera questo terribile centroedile. Tutti a centroedile. Anche a comprare al palazzetto dello sport. Al palazzetto. Allora, tu volevi accennare ad una cosa molto importante. Io volevo accennare una cosa di cui sono molto orgoglioso, che è due cose. Una, che quest'anno siamo entrati sperimentalmente nel campionato regionale, che in realtà è un interregionale Emilia-Romagna-Toscana. È il primo anno che ci sia il campionato regionale e abbiamo, noi eravamo la prima tappa e la vincitrice femminile è una ragazza di Albareto, che è Sabrina Ferrari, che alleno io nasco come fitness trainer, sono 23 anni che faccio questo lavoro e allenare lei è una gioia, perché ha veramente una forza della natura, ha una grandissima voglia di fare e sono convinto che andrà benissimo nel campionato quest'anno. Il campionato, io ho deciso di non creare un team agonistico da subito, noi siamo già al terzo anno che andiamo in giro a fare le gare, sempre come non competitivi, perché sono dell'idea che se uno vuole partecipare a una gara competitiva deve cambiare la mentalità e mettersela veramente tutta. Sono gare che dal punto di vista fisico e mentale sono abbastanza impegnative, di conseguenza ho dei ragazzi che sto allenando che sono molto bravi e credo che potranno assolutamente avere un futuro agonistico, non voglio bruciarli,
quindi ho tenuto tutti nelle non competitive, facendogli provare qualche volta qualche gara agonistica per fargli assaggiare la voglia di competitività, e l'anno prossimo creeremo il team competitivo definitivo per partecipare ai campionati nazionali. E tra l'altro io ho un problema, te lo devo dire purtroppo, che le nostre gare coincidono sempre con le partite di calcio e tantissimi atleti forti in valle sono calciatori, Francesco Carnovale, Michele Zecca, tutti i ragazzi del Varetto che conosco io e che giustamente giocano il loro sport preferito che è il calcio, quindi non voglio assolutamente che cambino per questo, perché lo sport deve essere piacevole, ognuno deve fare quello che ritiene giusto per sé. E tra l'altro il campione nazionale e campione del mondo di categoria è un italiano ex giocatore di calcio. E, questo perché? Perché chi è? Sono curioso. Stefano Colombo si chiama, è di Torino se non mi sbaglio. Ragazzo giovane, ha, mi sembra 26 anni, qualcosa del genere, vederlo fare le gare è un treno, sia in corsa che sugli ostacoli è una scimmia, è veramente impressionante. E, ci sono tantissime affinità, anche se non sembra, tra gli allenamenti del calcio e quelli che si fanno per questi tipi di gare, perché come nel calcio tu hai dei momenti in cui hai una grossa velocità di corsa, per poi all'ostacolo hai uno stop, e affronti l'ostacolo e poi riparti. Quindi gli allenamenti, perché questo ragazzo è molto forte? Perché venendo da agonismo di calcio, negli anni si è creato un background fisico molto adatto a questo tipo di situazione. E quindi niente, io non ti porterò via degli atleti. Io... Speriamo di no. No, nel senso che... Io sono contentissimo solo se la gente si muove e se fa sport. Io sono, come dicevo prima, un trainer e il mio mantra è sempre stato: l'essere umano è un animale, deve muoversi, non deve star fermo, fin da bambino. E quindi invito tutti a muoversi e mai stare seduti e fermi. Soprattutto viviamo nel 2018, siamo seduti 8 ore al giorno, più le ore di macchina per andare a lavorare, più stiamo sul divano e non facciamo nulla, e poi ci lamentiamo che abbiamo mal di schiena, mal di ginocchia, mal di caviglie, mal di cervicale, un po' di circonferenza, che sale, e siamo solo capaci di lamentarci quando abbiamo un corpo che è una macchina non perfetta, è meravigliosa, che usiamo al 20%, cioè come avere una Ferrari e metterla in garage e poi ti lamenti che quando vuoi tirare una sgasata fa una fumata della Madonna perché è tutto finita. Non ha senso. Quindi io alleno, non dico, non voglio fare pubblicità di venire da me in palestra del Barreto, ma andate in palestra Bogotà, facciamola, perché non farla? Sei qui? Allora, quando sei in palestra del Barreto, faccio la domanda. Quando sei in palestra del Barreto? Io sono presidente di una piccola associazione sportiva, che è l'associazione che organizza la Madran, ma come scopo principale è quello del miglioramento del benessere psicofisico degli abitanti della Valtaro, proprio scritto nello statuto. Tramite allenamenti io insegno pilates, stretching posturale e faccio questi allenamenti che sono si chiamano funzionali. Quali giorni della settimana? Lunedì, mercoledì e venerdì in palestra del Barreto. Guardate sulla pagina Facebook, trovate tutti gli orari. Fitness on demand ASG. Non possiamo andarci noi, cioè, fare, possiamo... E comunque non è necessario, cioè, se venite da me ovviamente sono solo che contento, ma abbiamo le palestre a Borgotaro, abbiamo la palestra a Bedonia, abbiamo le associazioni sportive. C'è veramente tante attività da poter fare. E faccio un appello veramente ai genitori di portare i bambini a fare attività e già che ci siete fatela anche voi, perché è veramente importante. Paolo, allora, il Solignano ha dichiarato che pochi innesti, perché quest'anno devono venire risultati lo stesso con la squadra che hanno. Ci credi? Quello che farà il Solignano vedremo, non lo so, non so neanche chi è l'allenatore. Sai? Colombi. Confermato. L'hanno confermato 20 giorni fa, poi dopo non so se... Sì, adesso non lo so, se loro confermano tutti, questi quali confermano, cioè Boateng, Palumbo... Sì, credo proprio che la squadra sia tutta confermata. Se sono tutti confermati, adesso hanno preso Derek, la squadra è praticamente fatta allora. Se poi arriva anche De Lanzo, secondo me si è rinforzata, se rimangono tutti, Ma...
Secondo me. Penso di sì, dal pranzo dove io ero invitato, naturalmente le dichiarazioni allora, sono. Allora un'altra candidata ancora per quest'anno, per il prossimo campionato, secondo me, con tutti gli elementi, secondo me ha buone possibilità di giocarsela anche il prossimo anno, se rimangono tutti questi, perché comunque era un'ottima squadra. Se poi sconta che Derek comunque a Borgottaro ha fatto molto bene, secondo me. Michele ha fatto molto bene e se dovesse venire, sai che ho trovato la percentuale, se Alberto Cattani è a Bardi, secondo me il 60% secondo me De Lanzo va su, se invece cambia, se non so cosa succederà, io spero che Alberto rimanga per il momento, rimane io spero Alberto, rimanga. Ecco. Beh, allora perfetto, allora secondo credo. Me ecco, invece sembra un cambio a Fornovo. Ghillani va via. A mio avviso è una perdita se effettivamente Ghillani va. Ecco, io prenderei il centrocampista del Fornovo. Numero 10, fantastico. Bernardini. Io Bernardini lo prenderei al volo, ma non adesso, da tanti anni che lo. È giovane questo ragazzo. Sì, io l'avevo così, quando l'ho visto giocare, mi aveva sempre impressionato. Poi i risultati lo dicono, cioè questo qui è un ragazzo che sa quello che deve fare, molto serio, molto centrocampista serio. Di quelli che sa prendere in mano il gioco, insomma è un buon giocatore secondo me. Però la partita di Ghillani non so poi chi arriverà, perché bisogna vedere chi arriva, però secondo me è una perdita importante, secondo me poi i dirigenti avranno deciso così, questo. Cioè, lì la società, forse magari Ghillani ha fatto un percorso, è tanti anni che allena, chi lo sa. Il Bedonia non potrebbe tramite Grillo, l'amico Grillo Antonio, e lui ha tanti giocatori col quale ha dei rapporti personali importanti, davvero dare una svolta al calcio di Bedonia? Beh, loro hanno preso quest'anno un allenatore. Perché non va dimenticato che i giovani sono le mani, a mio avviso, sicuramente le migliori, quelli di Borzone. I ragazzi giovani sono troppo piccoli, no, ho detto, perciò si mette in casa Grillo che di esperienza ne ha tanta. No, sì, no, beh, ma secondo me Bedone sta lavorando molto bene con il progetto sulle giovanili, che è importantissimo. Ma la prima squadra quest'anno è andato fuori, cioè è arrivata a quarta a pari punti dalle terre alte, comunque non ha fatto un brutto campionato. Mauro Moncellini, il mio amico Mauro, ha fatto bene secondo me, nettamente. Adesso non so cosa ne pensano i tifosi del Bedonia, quello non lo so, perché io onestamente non ho visto di partite, quindi chiedo, mi informo, però non l'ho vista e quindi non posso dire. Però è arrivato comunque terzo pari merito con le terre alte, se l'è giocata con due squadroni, perché Palanzano, anche quest'anno il Palanzano sta già acquistando un sacco di giocatori. Ha investito moltissimo. Sì, in seconda sta facendo una squadra comunque già importante, e in terza aveva una super squadra. Nonostante tutto è arrivato secondo, che ha vinto poi il Combisasso, che ha fatto la doppietta con il Balisciano, che comunque ha fatto molto bene il Combi comunque. E quindi non lo so, io spero tanto che, se viene difficile comunque una quarta che venga ripescata, deve esserci tante fusioni, però tutto pensano, può succedere, molti pensano in fusione e rinunce, che però conta che va su sicuramente le prime due più il Fraore, quindi secondo me Combisasso, Palanzano e il Fraore, perché è finalista di Coppa come il compianno l'anno scorso. E poi ci può essere un'altra squadra che è le terre alte, dovrebbe essere le terre, secondo alte. Me il 90% le terre alte, adesso percentuale è sempre stato così. E poi magari non lo so, dipende poi quante squadre ci sono, sai, lì dopo sai la chi rinuncia, sì, le fusioni, esatto, perché sai, adesso c'è ancora tanta crisi anche nel calcio dilettantistico, tante squadre che si ritirano. Ho visto delle squadre di eccellenza che non lo fanno più, quindi ripartono addirittura dalla terza categoria. Cioè, quindi, ma poi insomma, problemi a Medesano, problemi un po' Medesano, da ora. Medesano sembra che il presidente Ceci il molli, che sembra che forse arriva un'altra cordata, dicono così, sentito dire, però sai, sono cose no, che io sono un po' lontano da quelle realtà, quindi non te lo so dire. Sento un po', o leggo quello che sui giornali, quello che si legge un po' tutti. Per quanto riguarda la Valtarese, no, mi ero dimenticato di segnalare che anche Massimo Mongardini, che è un dirigente importante, è stato vicino alla squadra fino all'ultimo, continuo set, ecco quello che ho detto, volevo citarlo perché era giusto ricordare anche lui rimane sicuramente con tutto lo staff, e quindi anche per lui, quando lo staff rimane tutto, si è agevolato. Ma sì, ma anche perché era importante, dopo un anno secondo me ci deve essere un percorso,
dispiaciuto anche per Antonio, perché però giustamente lui, Antonio Grillo, la nostra, che lui ha giustamente preso in mano la una prima squadra. Sì, anche perché la Juniores ha fatto molto bene, cioè è andato in finale, è andato al quarto di finale anche con l'ultimo torneo qua di Barella, quindi ha fatto bene, è uscito col Carpanetto, una squadra comunque di quarta serie. Cioè, poi Piacenza ha tutto un altro. E quindi tutto sommato, sistema. Insomma, adesso gli auguro un bocca al lupo per la nuova. Però sicuramente farà bene anche ai ragazzi. Adesso non so che squadra, presso poco faranno il Bedogna, però. Se farà la seconda, sarà molto decisivo anche per gli acquisti. Uno dovrebbe saperlo un po' in anticipo, non puoi aspettare l'ultimo secondo anche per una squadra, per sapere se uno fa la seconda o la terza cambia. Perché se fai la seconda, magari uno dice mi prendo due giocatori, è vero o no? Se invece faccio la terza, magari. Una domanda al volo, sincera come sei sincero tu, davvero interlocutore sincero è questa. Molti si chiedono. Alcuni giocatori del Bardi può darsi che tentennino, può darsi, dico può darsi, perché quello che mi spiace è non avere interlocutori del Bardi a livello dirigenza quasi mai, se non mai, e avere l'allenatore parla di cose tecniche, il dirigente può parlare di altre cose. Non essendo mai venuto è difficile fare una domanda come quella, ma i punti eventuali che dovrà scontare il Bardi ormai sembra nel prossimo campionato possono condizionare dei giocatori? Beh, questo non lo so, è una domanda che dovresti farlo direttamente. Infatti, purtroppo io, io posso solo dire che cioè, è successo anche, mi sembra, 2 anni fa la Fontana lì. Un punto. Ma sì, 1-2. Adesso non mi ricordo se gli avevano dato 2 punti, ma nel campionato dopo. Successivo. Probabilmente ci sarà una penalizzazione, ma non credo che sia una penalizzazione di quelle. Faccio 10 punti, saranno quei 2-3 punti, magari 4, non so, sicuramente. Ma non penso neanche, perché secondo me tanti giocatori sono legati molto alla maglia del. Sono legati alla maglia del. Poi sicuramente. E tra di loro si parleranno, si diranno, non so, anche loro avranno sentito un po' la federazione, perché si vocifera 3, 4 punti, 5. Però non è non nessuno ha la certezza. Esatto, poi si può, secondo me si può appellarsi anche la società, adesso ci saranno vari punti di ecco perché mi piacerebbe un dirigente del Bardi. Sì, queste cose sono una cosa tecnica, magari loro magari potrebbero rispondere, ma non penso che i giocatori siano legati a penso, però sai, più che altro agli svincolati, cioè certo. Chi ha gli svincolati, a prescindere dal Bardi, dalla Valtarese o da chi altra squadra, gli svincolati sono quelli che possono comunque decidere di andare o non andare o di rimanere, certo. E capite, quello lì secondo me è la chiave fondamentale, cioè ci sono i vincolati della società che fino a 26 anni devono comunque, a meno che la società insieme voglia cederli oppure vogliono comunque sì, di comune accordo, esatto. Ma se io sono svincolato tutti gli anni io mando la raccomandata alla società, che sono, poi dopo la società mi dice va bene, per un altro anno va bene, certo. O se no io decido di andare con Videotaro e viene certo. Videotaro. Ti ringrazio, adesso siamo pronti, ma prima di dare i consigli voglio dire che giovedì, per quanto riguarda protagonisti nello sport, è protagonista uno dei interlocutori davvero che ci ha lasciato di stucco, tanto è preparato, ed è Corrado Cardinali, straordinaria questa puntata è stata, e guarda caso va in onda appena prima del rally, è una cosa non voluta davvero. La settimana successiva, il giorno 7, andrà in onda una delle interviste che per la quale davvero ho lottato tanto e mi è stato concesso dal Parma di intervistare Marcello Gazzola, e sarà un'intervista diversa dalle altre due. Adesso beccatevi questi consigli. Speedy Car Autocarrozzeria, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport a Borgo Taro. Il posto giusto se devi rimettere in ordine la carrozzeria della tua auto da qualsiasi problema, ruggine, incidente e altro. Pulizia auto, problemi di carrozzeria in genere, auto, furgoni, camion. Soccorso stradale con car attrezzi 24 su 24. Rivolgetevi a Speedy Car Autocarrozzeria di Crescivano e C a Borgo Val di Taro, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport. Il tuo mezzo di trasporto ritorna nuovo. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo a Borgo Val di Taro in Piazza della Legna.
La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna a Borgo Valditano. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo, macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna, macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 82 51 17 oppure 0525 82 51 45. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo, a Borgotaro, via Caduti del Lavoro 22, con telefono 0525 97644. Le super offerte del mese di aprile da Baudassi, prezzi bassi. Robot tagliaerba da giardino marca Gardenia ad euro 790. Decespugliatore a motore 33 cc euro 99. Tagliaerba a motore cilindrata 100 cc euro 170. Tagliaerba elettrico 49,90. Barbecue camping gas, due fuochi a gas euro 129. Ma quello che conta da Baudassi, prezzi bassi. Da 100 anni al vostro servizio. La tradizione di Nicola Giuliani continua con una nuova gestione. Da Bruno Fortunati, in Largo Roma, a Borgotaro, potrete trovare elettrodomestici e TV delle migliori marche, con una pronta assistenza per le riparazioni ed inoltre montaggio e regolazione delle antenne. E ora le grandi offerte di Fortunati. Televisore Akai 24 pollici, offertissima 149 euro. Lavatrice Heat Wash, fabbricata in Italia, 5 kg, 1000 giri centrifuga, offertissima 229 euro. Cucina Beko, 4 fuochi con forno a gas, 299 euro, offertissima. TV LG OLED 55 pollici Full HD offertissima 999 euro. Da Fortunati Bruno, un'offerta per ciascuno. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi. La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97447. ZM Infissi, installazione di porte, finestre e persiane con il massimo della professionalità. ZM Infissi di Zucconi Massimo con Fistral, i numeri uno del settore. ZM Infissi lo trovi a Borgotaro in piazza 11 febbraio, produzioni in via Pieve a Borgo Valditaro, showroom a Bardi in via Roma 15, telefono 0525 96 627, cellulare 338 96 76 980. Allora, vogliamo finire non solo con i saluti, ma con il messaggio di questa straordinaria partita alla quale teniamo tutti. Il Centro-Edile si gioca davvero una cosa di prestigio. Giovedì, ripeto ancora una volta, alle ore 19, un messaggio che deve passare in tutte le case della nostra vallata. Però, per finire, oltre ai saluti, mettiamo in difficoltà le nostre bimbe. Sì, perché si devono preparare psicologicamente. Allora, tu fai una domanda alla signorina là, al centro edile, perché prendere in mano le redini del centro edile proprio a livello economico ormai è imminente, sì, della direzione, cambio di direzione. Allora, ti faccio una domanda un po' particolare, nel senso che so che voi avete 14 anni, quindi è da un po' di anni già che giocate in squadra. E i due grossi insiemi dello sport sono gli sport individualistici e gli sport di squadra. Il vostro ovviamente è uno sport di squadra. Come dicevamo prima, all'interno però di una squadra ci sono anche delle persone, dei giocatori che lavorano pochettino più da soli, sono più degli spiriti liberi che non dei veri giocatori di squadra. Tu sei uno spirito libero, nel senso, quando hai la palla ti piace tenerla e fare tu, o no, ti piace di più lavorare in squadra? Preferisco passarla, sì sì. Perché poi sbaglio sicuramente, quindi la passo. Non me la racconta giusta, guarda, te lo dico, ti vedrò. Dai. Allora io faccio la domanda alla Rossella. Sì. Allora gli dico, sei più forte te o tuo papà?
Perché questa è una bella domanda, perché vabbè, lei è piccolina, però siccome io conosco bene tuo papà, Massimo, spero che fai la stessa carriera di tuo papà e anche migliore forse. Ma secondo te in casa cosa sei più forte, sei più... L'ultima parola è la tua. Te devi dire, sono più forte io. Basta. Dillo pure, Rossella. Sì, dai, sono più forte io. Bravo, lo schiaccerò, strada facendo lo schiaccerò. Volevo chiedere a tutte e due, ma avete la stessa età, questa categoria, voi avete tutti la stessa età, nel senso... No, ah, ecco, vedi, questo volevo sapere. Quindi ci sono anche delle... Dillo pure. Siamo sia 2002 che 2003. E anche 2004. Quindi fa sì che siano ancora, insomma, sono anche delle ragazzine più piccole, quindi anche noi, cioè queste ragazze dimostrano il fatto di avere anche talento, cioè essere brave e avere un ottimo talento, secondo me. Cioè, stanno lavorando molto bene gli allenatori, questi allenatori che hanno loro nel basket sono eccezionali, secondo me. Io devo dire la verità, esatto. E Davide sono... Poi magari delle volte si sente che sono dure, che sono qui, però ottengono dei risultati eccezionali, secondo me. Vengono fuori delle parte educarle, perché lo sport è educazione principalmente. Però vedo che proprio, cioè, specialmente nel basket femminile, ci sono proprio queste ragazze che vengono fuori e sono proprio brave, cioè ce n'è tante, sono parecchie che crescono di testa, esatto. Nello sport e nella testa. Questo è importante perché per tutto, insomma, per loro principalmente, ma poi per la vita, secondo me. Certo, questo è importantissimo. Una cosa, verità. Allora, partiamo con i saluti. Beh, io voglio salutare tutti, allora invito, visto che noi del calcio siamo fermi, siamo a riposo, invito a tutti giovedì 7... No, giovedì è questo, eh? Giovedì, quanto ne abbiamo? 31. Allora, giovedì 31, tutti al palazzetto alle 19 a tifare queste ragazze, questo centro legno. Edile. Centro-legno. Edile, oh! L'abbiamo detto tante volte che mi sono sbagliato. Centro-legno è il nostro, nostro amico. Nostro amico. Passiamo da un amico all'altro. Saluto anch'io il Centro-legno, perché anche loro sono stati uno dei nostri sponsor. Quindi ringraziamo anche loro, oltre che il Centro-edile. E noi le prossime gare che affronteremo come team sono il 3 di giugno, che è domenica prossima, a Mantova. È una bellissima gara organizzata dal ragazzo che è arrivato, che ha partecipato anche alla nostra. E poi il 23 giugno invece saremo a Noceto, quindi qua vicino. Tra l'altro una gara molto particolare, si chiama Farm Run, perché è tutta all'interno di una fattoria e gli ostacoli sono molto particolari, a parte i classici balloni di fieno, costruiscono cose tutte con... vi anticipo, ci sarà anche una prova molto difficile: cavalcare un toro incavolato come una bestia. No, è una verità, eh? Il toro meccanico spesso si trova. Quindi invito tutti, se volete, a passare una giornata diversa, a vedere dell'allegria, degli sportivi molto molto allegri, il 23 giugno a Noceto, che è qua vicino, e è veramente carina. Grazie. Allora, vogliamo salutare e dare l'ennesimo invito a giovedì. Io saluto tutti quelli che ci stanno guardando e vi aspettiamo giovedì. Punta il dito così. Oh. Anch'io, vabbè, ciao a tutti. Se vai in campo così... Ci vediamo giovedì, molto più elettriche. Ecco, ok. Allora, ci vediamo tutti giovedì, noi Punto Sport la prossima settimana, domani la replica all'intorno alle 14.30, ricordo ancora protagonisti dello sport, la replica con Corrado Cardinali giovedì questo, esattamente il 31, mentre giovedì 7 giugno Marcello Gazzola, il grande protagonista del calcio italiano, uno dei grandi protagonisti del calcio italiano. Ripeto i nostri ospiti, prossima settimana l'intera squadra capitanata dal capitano Fabio Ormindelli della Pallavolo e naturalmente per il calcio Fabio Borzoni. Alla prossima, dopo di noi Atlas per distendere il fisico, ci vuole.